È il secondo anno che vinco con loro, avevano già vinto l'anno precedente, sono 3 anni che sono imbattute, quindi è un gruppo fantastico, sono ragazze che si allenano tanto e giocano in A1 con costanza e si vede in queste manifestazioni. È stata una finale complicata fino a 10 minuti alla fine, poi Cassano ha innestato le marce alte, roster più lungo, maggiore attitudine probabilmente anche a determinate, a un certo tipo di partita e poi avete vinto in scioltezza. Sì, abbiamo iniziato bene, poi nel secondo tempo, come ci sta capitando qualche volta, ci è capitato, abbiamo un po' mollato e Salerno si è fatta sotto, sappiamo che non molla mai, però come dicevi tu abbiamo un roster dove possiamo trovare molte alternative tattiche e l'abbiamo fatto e le abbiamo sfruttate al massimo. Più gioia in occasione della prima vittoria o la riconferma ha un sapore speciale per te? Sì, questo ha un sapore diverso per vari motivi, poi anche le Under 17 sono state fantastiche, apro Titolo questa parentesi perché sfiorato. sì, hanno sfiorato un titolo incredibile per come erano messe, e, insomma sia quella che anche questa io la dedico a Zoka Jovic che è a casa che mi guarda e la saluto e l'amo tanto.